Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Facciamo un secondo video su DLC Quest, DLC Quest per la precisione. Continuiamo dove ci eravamo lasciati la volta scorsa con il doppio salto. Proviamo a vedere che cosa riusciamo a recuperare di interessante. Top Hat Pack, cioè riusciamo a poterci mettere un cappello, quindi uno di quei DLC cosmetic solo per la decorazione, ecco. Adesso andiamo a dare un'occhiatina qui, se c'è qualcosa di interessante, recuperiamo un sacco di monete. Qua c'è un'entrata segreta, ma vabbè. Tu, il vecchietto? Ehi, eroe! Qua fa dell'ironia. Bene, dai. Devi salvare il bambino e recuperare il libro incantato e balle varie, va bene. Io non, come dico sempre, non voglio bruciarvi niente, quindi ve lo giocherete, vi godrete la storia. Ecco quel passaggino, vediamo un attimo se... No? Se io salto una volta sola? Di lì non si salta, di qua neanche. Ok, infatti... però di qua non si va da nessuna parte, ha solo un passaggio segreto un po' così. Eh sì. No. Non so dove lui voglia farmi andare, ma... Proviamo ad andare di nuovo di qua, a vedere se c'è qualcosa. No. No, qua abbiamo già guardato, non c'è niente di interessante. Qua sotto abbiamo recuperato il DLC. Ma qua sopra forse c'è ancora qualcosa da vedere, forse di qua, che abbiamo guardato poco. No, direi forse no. C'è una pecora qui da uccidere. Qua l'abbiamo già visto. Ok, no, scusate il mio scarso senso dell'orientamento, ma non me la cavo benissimo. Allora, adesso torniamo indietro, vediamo che DLC possiamo acquistare. Non so qua adesso se è cambiato qualcosa come esplorazione, se c'è qualcosina in più da vedere, vediamo. Però non credo perché... Allora, vediamo un po'. Abbiamo... Pet Pack ci dà Frankly e Top Hat Pack. Bene, cos'è cambiato? Questo! Esamina. Ah, c'è un vetro con un pesce. Ah, ecco, un'altra cosa assolutamente inutile che abbiamo acquistato. Il Map Pack 140 ci darà l'accesso probabilmente alla foresta. Andiamo a dare un'occhiata di qua se c'è qualche cosa, sì, di esplorabile. Ci servono 140 monete, abbiamo detto, quindi vediamo di prenderle tutte. Questo è un'email, una possibilità di dare un feedback al gioco, se ci è piaciuto, se non ci è piaciuto. Continuiamo, andiamo avanti, vediamo cosa c'è qua. Qua mi sembra un po' sospetta questa cosa, non riusciamo ad arrivarci comunque. Vediamo se... Ok, qua ci siamo. Dai, tra un po' ci siamo all'acquisto della Map Pack 124, sì, dovremmo esserci.
Non so cosa serve a uccidere le pecore, ma va bene. 130, ce ne mancano 10. 10 circa, se non ricordo male. Eccoci qua. Vediamo se riusciamo ad arrotondare un pochino. Ok. 152. E là. Qua c'è qualcosa? No. Niente. Xtalk. Compriamo il map pack. Quindi a questo punto, no, non ci interessa niente, continuo a sbagliare tasto. Andiamo a dare un'occhiatina alla foresta a sto punto, vediamo un attimo com'è. Ormai abbiamo il DLC, possiamo passare, grazie. E si passa al mondo dopo con... Adesso recuperiamo un po' di monete, vediamo che altri DLC abbiamo. La musica è cambiata. 82. Lì c'è un altro passaggio segreto, andiamo subito a vedere. Qui è un aiuto perché probabilmente ci sarà qualche DLC che costa un botto. Sì, la freccia ci porta di là. Fino a questo momento non abbiamo visto combattimenti, non dovrebbe esserci niente di rilevante per il momento, perché... gioco abbastanza sul sarcastico. 186. Sarà aumentato anche il costo dei DLC, secondo me. Compriamo questi. Compriamo questi. 1261, possiamo tornare indietro a comprarci l'armatura del cavallo. Lasciamo in pace le pecore a sto giro. Allora, tac, 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 tac. 300. Beh, a questo punto c'è questa. Niente, ne abbiamo prese veramente qua sacco, 400. Andiamo a vedere che cosa c'ha da offrire il nostro socio qui. Scusami. Mi sembra familiare. Forse... ah, è il suo fratello. Vabbè. Acquistiamolo. Non ci sono più DLC. Beh, adesso che l'abbiamo comprato... Beh, vabbè. Andiamo avanti a vedere. Abbiamo acquistato finalmente il nostro DLC dell'armatura. C'è... Ah! C'è il nostro nemico qua. Gunpack! Salve. Ah, ok, va bene. Problemi? No, 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 andiamo via, andiamo via. Adesso vediamo di acquistare... un altro DLC, The Zombie Pack. Si fa interessante la cosa. Allora, vedete, è tutto un gioco a puzzle, diciamo, una sorta di puzzle. Cioè, non è che noi combattiamo contro quello, però abbiamo la possibilità di... Ho buttato via i soldi per comprare il pack del cavallo, cavoli. Vabbè, a parte che non è che costi tanto. Gun Pack e lo Zombie Pack... Non c'è refund, quindi non c'è il rimborso. Compriamo anche il DLC degli zombie, che ormai lo aggiungono in ogni dove, in tutti i giochi. Ah, puoi prenderlo a pugni finché vuoi, va bene. Come hanno aggiunto lo zombie su Call of Duty, come l'hanno messo su Wolfenstein, che però lì faceva parte veramente della storia. Adesso
Lo metto anche qua. Ma ci sono zombie ovunque. Va bene, dai. Carino, dai. Sì, intanto non ci fanno niente, quindi... Adesso abbiamo il gun. Quindi possiamo uccidere... No, abbiamo bisogno di un'arma migliore. Niente da fare, allora. Ci serve un'arma migliore. Diamo un'occhiata di qua cosa c'è. Però la pistola sembra che non... No, ma qua non c'è davvero niente, ci abbiamo già guardato prima, ma... Ah no, beh, quella cosina qui c'è. Oh merda. Vabbè, ho sbagliato, ma... Vabbè. Andiamo a dare un'occhiata qua. Ci siamo già stati... Eh sì, dobbiamo andare là in cima, ma non so come arrivarci. No, ok, ok. Ho detto una cazzata io. Di là. Dai, proviamo rapidamente. Poi voglio lasciarvi giocare questo gioco in pace. Se vi va di acquistarlo, vi è ispirato. Direi che secondo me ne vale la pena, lo trovate forse a un paio di euro, qualcosina in più, l'ho acquistato a 2 o 3 euro. Diciamo che li vale, come un buon passatempo, farsi due risate. Non è il gioco su cui passerete 60 ore, però insomma è un buon passatempo. Niente, allora io a questo punto lascio qui, dato che non dovrei comunque perdere del tempo a capirci qualcosa. Noi ci sentiamo al prossimo video, fatemi sapere cosa ne pensate anche questa volta, e ciao ciao!